domenica sera con un grande applauso da Nero Luce. Bravo Mario. Eccolo qua. Vi aspettavo qualcun altro, ma non ci siamo. Come state? Siete venuti per Attilio? Anch'io sarei venuto quello che avete fatto bene. Allora, adesso vi faccio ascoltare un paio di pezzi inediti e poi, come spiegavo prima ai ragazzi, vi faccio ascoltare delle cover che io ho scritto. Per chi non lo sapesse, le cover sono dei brani che conosciamo tutti perché sono in classifica e ancora mi chiedo il perché. No, non è vero, questa non la tagliamo, questa la sta scherzando. Quindi parto direttamente con un pezzo mio che si intitola Non pesi niente e parla di giudizio e pregiudizio, e la potete trovare su Spotify, Amazon Prime, insomma dove volete, lo trovate un po' su YouTube dove volete, no? Quindi non dire che sto di là. Questa è Non pesi niente. Se mi giro sul lato del letto, te l'hai riscaldato dal tuo riflesso. Se guardi fuori è buio e pesto, per questa notte rimani. Se faccio presto domani ti porto a cena fuori. Davvero credi sia colpa mia, se già mattina ancora stai dormendo. Se mi avvicino alle tue labbra adesso, ancora sporche di rossetto. È troppo piccola una stanza, per contenere l'universo. Faccio presto domani, ti porto a cena fuori. Adesso tu ti sei vestita di ghiaccio, tu e sotto il cielo di marmo, tu è un'attitudine che fa paura, però nei panni di una sconosciuta. Adesso tu non pesi niente, non pesi niente, sei tutto ciò che non mi tocca, senza dire una parola stai zitta. Adesso tu non pesi niente, più niente, la leggerezza di chi vive sola, eppure oggi come allora non pesi niente, non pesi niente. Davvero credi sia colpa mia, se tutto il sale in fondo agli occhi, se in una piazza stiamo stretti, e come voi spettinate le lenti, siamo cresciuti senza chiedere niente, bruciando tutte le navi. Se faccio presto domani io ti porto a cena fuori, ma adesso tu ti sei vestita di ghiaccio, tu e sotto un cielo di marmo, tu è un'attitudine che fa paura uguale, ma no. Però carini sono stati, non nei miei confronti, ma hanno capito che stai zitta non era
verso una donna, ma era verso la propria voce interiore, no? Uma Sara. Da quel momento in poi comincio a scrivere diversamente. Ti do il benvenuto in Italia. Così più semplice, nessuno si incazza, sono parole semplici semplici, no? Da quel momento mi sono sentito veramente molto solo, dopo aver finito di scrivere questo pezzo. Allora ho pensato, ho conosciuto un artista che si chiama Omar Petrini, per chi non lo conoscesse, il cantante chitarrista di Timoria, che è un gruppo storico rock italiano, e parlando con lui mi diceva: sai, io ho ricevuto una volta una lettera da parte di un ergastolano e mi è venuto, insomma, un po', cioè, si risuona, no, con le energie con le persone, no? Dice, mi è venuto quando ho letto questa lettera, insomma, un brivido, e ho scritto questo pezzo che si chiama Sole Spento. E siccome dovete sapere che io mi chiamo Nero Luce, no? Artisticamente. E a Re Bibbia ho scoperto che ci sono le ergastolane di Re Bibbia, quindi le ragazze rinchiuse a Re Bibbia, che hanno creato una linea d'abbigliamento che si chiama proprio Nero Luce. E quindi da quel momento in poi ho deciso di fare praticamente mia questa canzone, e adesso ve la faccio sentire. Questo pezzo fa così. Ci sono giorni in cui mi sveglio spento, ma tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò, io aspetterò. Mi sono ispirato invece ad un pezzo che probabilmente conoscete, perché il pezzo è di Fabi Fibra e quindi è un pezzo moderno, non più moderno sicuramente, di Sole Spento. E adesso io vi suonerò questo brano che si intitola Stavo pensando a te, perché alcune volte la... no, questa la conosci, vero? Inchia, lo sapevo, penso che sarei giocato tutta. Però tu conosci la versione con l'ufficiale, io invece ti farò sentire la prima la tua parte e poi posso riscritto io la seconda parte. Poi tu mi dici qual è più figa. Se dici che la sua ti faccio un... giusto? Mi raccomando. Ovviamente scherzi, un po'.
Che figata non andare al mare quando gli altri lavorano. Io che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Io che figata non amare gli orari, le doveri e i pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede doveri. Io che figata quando a casa scrivo, quando vuoi sotto il frigo. Io che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti, io vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito. Io che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. E la sangue è scaldata nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma cazzo è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via, quando l'auto nemmeno partiva. E io mi sentivo strano e sai perché? Io stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. E io mi sentivo strano e sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che, occhio, sta attento, io e le mie mani su tuoi occhi spenti, anime di fronte a anime formano specchi, specchi riflessi, questo drink è tuo se solo lo volessi, se mi dicessi, perché non torniamo bambini per sempre perfetti, occhi innocenti come due madri che tornano vergini, codici spaccano, codice tutto è normale, ma fra di noi non serve niente, ma fra di noi non serve niente, basta solamente respirare, o almeno lasciamelo credere. Basti solo respirare. E io mi sentivo strano e sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci. Sicuramente conoscerete perché si è sentito dappertutto. E invece per lo mio no, non cazzo è possibile questa cosa, non lo so spiegare, però intanto è così, intanto è così. Allora, il mio brano parla di eutanasia. Sapete cos'è l'eutanasia, sì? Quindi semplicemente la libertà di scelta, tipo di spegnere la luce per riuscire a riposare quando è il momento che è. Forse è il momento che è. Allora, non trovo corretto che sia qualcun altro a decidere per me o per altre persone che non possono farlo. E c'è stata una storia di DJ Fabo, DJ Fabo, come lo chiamano lei. Mi ha colpito molto questa storia, ma io non mi sono concentrato su di lui, mi sono concentrato su Valeria, che è la sua compagna. Perché si suol dire che chi se ne va, ma poi chi resta ne piange i cocci, no? Quindi poi a soffrire chi resta. Allora ho pensato a lei, e certe volte magari mi sono chiesto, ma se fossi stato io al suo posto, no? Magari mi sarei detto anche, cazzo, ma perché sono stato stronzo nella vita, qualcosa che è capitato anche a me, no? Perché magari sono stato io stronzo. Certo, certe volte secondo me può capitare a uno, no? In situazioni particolari. E allora ho scritto questo brano, è una dedica più alto che lui fa alla sua compagna, Valeria. E quindi questa è Vale ciò che vale, appunto. L'inno italiano lo ricordo bene, una mano sul petto e mi perdo nel battito, solo immerso nel panico. Guarda i tuoi occhi che piangono ancora, davvero non lo vuoi sentire, che a volte si vive volendo.
pensa di me. La luce del giorno più lenta dissolve lo spazio, il silenzio che assorbe le ombre. Io voglio rimanere solo e fare brutto, vestire di nero come fosse il lutto, e sui piedi chi lo merita. Io voglio solo sguardi di bellezza e dopo rovinare tutto, solo per sentire amaro il retrogusto. Noi qui, qualcosa di magico, e tutto viene riassunto in un attimo. Portami dove mi hai visto felice, felice del tempo che passa feroce, se è vero che un fiume raggiunge la voce. Perché io non sono custode del tempo che tace, padrone del tutto, padrone del niente, padrone di andarmene controcorrente da solo anche senza di te. D'altronde non c'è nient'altro che avere più voce, ridatevi solo e soltanto la voce o niente. Voglio rimanere solo e fare brutto, vestire di nero come fosse all'unto, vestire di chi lo merita. Io voglio solo sguardi di bellezza e dopo rovinare tutto, solo per sentire amare il retrogusto. E voglio vivere una vita facciolona, uccidere i tornei di Pampona, amare di notte quando è bella Roma, avere una faccia nuova. Sistemare un po' tutto assieme, poi mi ha scritto delle cose, non l'ho cagata completamente, però lui c'è sempre stato, cioè quindi fare anche un applauso a Fabio. Ok, vi faccio ascoltare l'ultimo pezzo, questo qua è di Salmo, e anche qui ho scritto la seconda parte, ma questo qui è 90 minuti di applauso. Grazie, lo so, lo so, veramente è una versione mia, quindi. Applausi, 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 appl
chi vuole cantare Nero Luce, mi trovate dappertutto, su tutti i social. Grazie ancora, alla prossima, vi lascio ad Attilio e alla sua band. Grazie mille, ciao ragazzi, alla prossima.